Cambio al vertice del comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo è infatti Nicola Ciannelli, il nuovo comandante provinciale, che succede così a Paolo Quallizza, diretto a Livorno, dove assumerà l'incarico di comandante provinciale. Dal punto di vista dei Vigili del Fuoco per me è un onore enorme, perché i miei maestri vengono da Arezzo. Antonio Bedini è stato il mio direttore regionale, è stato chi mi ha insegnato i primi rudimenti di questa professione ed è stato comandante di Arezzo. Chi mi ha ancora meglio fatto capire e insegnato questo tipo di attività, che mi ha trasmesso la propria competenza e capacità professionale, è stato l'ingegnere Alessandro Carraresi, che è stato tanti anni qui ad Arezzo. Venire qui e lavorare ad Arezzo con questo carico di tradizione, con questo carico di importanza anche professionale, per me è un grande ed immenso onore, è una sfida che accetto con grande piacere. Sono favorito da questa professionalità, da questa competenza, da questa relazione con il mondo, con la società civile, con le istituzioni, che è già ben consolidata. 52enne, originario dell'isola d'Ischia, è laureato in ingegneria civile, è entrato nei ruoli tecnici del Corpo Nazionale nel 1993 e ha prestato il proprio servizio prima al comando di Pisa, poi al comando di Livorno ed infine a quello di Firenze, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'ufficio di staff del comandante e del vicecomandante. Ha partecipato inoltre a numerose missioni di soccorso sul territorio nazionale connessa ad eventi calamitosi. Tra queste, nel gennaio 2017 ha diretto le operazioni di ricerca e soccorso del modulo USAR Toscana intervenuto all'hotel di Rigopiano. Ho avuto l'onere e l'onore di essere il team leader di questo gruppo di alta specializzazione che racchiude in sé tutte le competenze del Corpo Nazionale, quindi la capacità di fare ricerca sul territorio, la capacità di entrare in macerie o comunque in zone impervie, la capacità di movimentare carichi pesanti, la capacità di muoversi su corda. Sono tutte specializzazioni e capacità che sono concentrate in questo modulo operativo.